le dico di sì, sicuramente, le chiedo, perché io adesso sto parlando qui dietro questo microfono, poi come tutti in campagna elettorale ho diverse cose, le chiedo gentilmente se qualora io non lo mettessi, lei mi fa avere una mail al mio indirizzo personale, manuele.burgi@provincia.it, e mi dice metta sul sito le linee guida, ok? E io lo faccio. Lo dico perché adesso me lo segno, ma va bene? Bene. Qualora mi dimenticassi, lei me lo ricordi. Solo questo, lo dico da un punto di vista così dell'operatività. Ovviamente noi ci atterremo espressamente a questo. E quindi, in buona sostanza, io non lo so alla fine dove andremo a parare. Sicuramente l'assessore Burgin crede che le fonti rinnovabili siano indispensabili. Sicuramente l'assessore Burgin crede che gli impianti di energie rinnovabili vanno fatte. Sicuramente l'assessore Burgin, per suo compito pro tempore, se oggi viene qua e domani e ieri sera stava a Marzabotto a parlare del turbogas e la settimana scorsa stava a parlare dell'inceneritore, che non è un impianto di energia rinnovabile, ma che comunque è un impianto che impatta sul territorio, non può permettersi il lusso, nemmeno in campagna elettorale, anche per sua coerenza personale, non può permettersi il lusso di andare in ogni posto e di dire sono favorevole a questa cosa ma qui non si fa. Ok? Questa è l'unica cosa che io non farò mai. Io non andrò mai in nessun posto a dire sono favorevole agli inceneritori ma non qua, sono favorevole a paleoliche ma non qua, a priori sono favorevole a tutte le valutazioni ambientali rigorose, che portino dove devono portare, che portino a una soluzione che ci fa dipendere sempre meno e in modo più efficiente da quei combustibili eolici che avvelenano l'aria. Questo è il modo in cui ci muoviamo. Io sono anche disponibile, anzi ve lo do come proposta, qualora fossi in qualche modo di nuovo qua dopo le elezioni, di creare un tavolo di confronto permanente. Cioè io non ho, sono contento di venire qua il 23 pomeriggio sulla vostra iniziativa. Se volete facciamo anche un tavolo di confronto permanente e ci ritroviamo una volta al mese e ci diciamo tutte le cose che ci vogliamo dire. Io non ho problemi a fare questo, lo possiamo fare in modo informale e lo possiamo fare in modo strutturato. Nella centrale di teleriscaldamento di Imola, altro progetto approvato in questi anni, è stato fatto un RAB, che è una forma di partecipazione mutuata dalla democrazia americana, in cui i cittadini di Imola sono andati a votare, come se votassero alle elezioni comunali fra due settimane, sono andati a votare i loro rappresentanti dentro questo board, vista per board, dentro questo tavolo di confronto in cui stanno le autorità locali, stanno l'ARPA, sta l'azienda sanitaria, sta Eva che ha costruito l'impianto. Se volete facciamo anche una roba così. Io sono disponibilissimo a tutti gli spazi di confronto per dare una risposta a tutte le preoccupazioni che voi volete tirare fuori, che voi ritenete giusto, ritenete necessario tirare fuori. Ovvio che alla fine la giunta che ci sarà piglierà una decisione, ma io credo che sia interesse e non piglierà una decisione sulla base delle risposte che vengono, non è che piglierà, sennò, è chiaro che è interesse di tutti, io credo, produrre il più possibile risposte ai temi che vengono sollevati, perché ci deve essere evidentemente una, non solo una consapevolezza maggiore, ma un approfondimento, un miglioramento costante del progetto, che essendo stato oggetto di 31 integrazioni è stato ritenuto anche dalla provincia assolutamente insufficiente rispetto alla possibilità di un'approvazione così come è stato presentato. Grazie. Lei ha fretta di andare via, adesso possiamo fare due o tre domande. Volentieri. Allora le chiedevo, quel tipo di consultazione di cui ho parlato adesso, avvenuta a Imola, era vincolante? Cioè se i cittadini avessero detto no, non ci va bene, non si sarebbe fatto? No, lì l'hanno avviato dopo l'autorizzazione. Non ci può essere un vincolante sulle responsabilità di scelta degli organi eletti. Io ovviamente, voglio dire, offrendo questo spazio di
volendo, proponendo questo spazio, voglio dire, auspico, vorrei avere un po' di confronto in più. Quindi, se questo è, e poi le decisioni ovviamente le costruiremo insieme, poi dopo ovviamente... Allora.